L'anno 2016 che ci siamo appena lasciati alle spalle purtroppo non si è portato con sé problematiche e polemiche legate alla gestione della sanità pubblica sull'isola d'Ischia. Infatti, presso l'ospedale Anna Rizzoli di Lacameno, dopo che si è rischiato di perdere di colpo l'unità di terapia intensiva cardiologica, che almeno per il momento continua ad essere attiva, dal 1 gennaio 2017 il reparto di ortopedia è stato letteralmente azzoppato per la carenza di personale medico. Infatti, lì dove dovrebbero operare 5 ortopedici più il primario per garantire nel reparto la copertura H24, al momento in pianta organica risultano presenti solo 3 ortopedici più il primario, e questo comporta che ogni settimana il reparto rimarrà scoperto per ben 42 ore. Infatti, in ospedale l'ortopedico mancherà dalle ore 14 del sabato sino alle ore 8 del lunedì successivo e nei giorni feriali dalle ore 14 alle ore 20. Questo significa che in determinati giorni e in determinate fasce orarie le emergenze non potranno essere garantite e chi subirà traumi ossei dovrà necessariamente essere trasportato in terraferma. Da non credere. Ma com'è possibile consentire la pianta organica sottostimata in un reparto ospedaliero così importante su di un'isola in cui oltre ai 70.000 residenti ogni anno vi vengono a villeggiare milioni di turisti e dove risulta essere altissima la percentuale di incidenti stradali che quotidianamente si registrano? Com'è possibile che un reparto come quello di ortopedia, in cui dovrebbe essere garantita una copertura di medici 24 ore su 24, per mancanza di personale medico attualmente funzioni praticamente part-time? Com'è possibile che in determinati giorni e fasce orarie, anche per una semplice lussazione alla spalla, un paziente debba essere trasferito in terraferma con tutti i disagi che si provocano all'infortunato e ai suoi familiari e con l'aggravio di esosi costi che andranno a pesare sulle tasche dei contribuenti? Ma stiamo scherzando? Questo è il diritto alla salute che ci garantisce l'ASL Napoli 2 Nord e la giunta regionale presieduta da Vincenzo De Luca, quasi non bastasse la vergogna dei medicinali e dei ticket a pagamento? Ma non è tutto. Infatti, presso il Rizzoli, anche altri reparti sono privi del sufficiente numero di medici, a partire dal pronto soccorso, in cui andrebbe istituito il relativo punto di accettazione detto triage e dove, incredibile a dirsi, manca persino un attaccapanni dove i pazienti e i familiari che li accompagnano possano sistemare i loro giubbini, che invece ognuno è costretto a tenersi in mano o appoggiare sulle sedie, dando l'impressione di trovarsi in un mercato di pezze americano. Assurdo. E mentre la grana del numero ridotto di medici si abbatte ancora una volta prepotentemente sul nostro ospedale, limitando così il pieno diritto costituzionale alla salute degli isolani già disagiati dall'insularità, i 6 sindaci non fanno valere il nostro diritto alla salute. E se così, come si suol dire, chi tace acconsente, oggi i primi cittadini isolani, con la loro complicità partitica, politica e istituzionale, sono complici della mancanza di personale medico e dell'azzoppamento del reparto di ortopedia presso l'ospedale Rizzoli, dove per far rientrare questa ennesima emergenza basterebbe la presenza di soli altri 2 ortopedici. Sul vergognoso azzoppamento del reparto di ortopedia dell'ospedale Anna Rizzoli di Lacameno è intervenuto duramente Domenico Savio, che ha attaccato in merito il potere politico responsabile di questa ennesima vergogna sanitaria. La mancanza di un numero sufficiente di medici nel reparto di ortopedia, ci ha dichiarato Domenico Savio, rappresenta una delle solite intollerabili vergogne della sanità italiana determinate dal potere politico dominante di centrodestra e centrosinistra a tutti i livelli istituzionali, potere che continua ad anteporre al diritto costituzionale alla salute dei cittadini la scellerata politica della cosiddetta spending review, cioè il risparmio sulla pelle dei malati a cui si taglia diritti e servizi e si aumentano paurosamente i costi. Purtroppo, se la sanità pubblica langue,
E solo chi ha i soldi può permettersi delle cure adeguate, è perché gli elettori continuano a sostenere partiti, candidati ed eletti all'interno delle istituzioni, rappresentanti politici della classe e della cultura borghese e capitalistica, eletti che una volta raggiunto il potere pensano solo a difendere gli interessi delle lobby industriali, bancarie e finanziarie, nazionali e internazionali, contro quelle della classe lavoratrice. Occorre, ha concluso Domenico Savio, condurre con coraggio e determinazione una lotta incessante contro i responsabili dei governi borghesi nazionali e regionali per l'intollerabile malasanità italiana, specialmente per quella isolana, dove quasi sempre solo la professionalità e l'abnegazione degli operatori, particolarmente dell'ospedale, riescono a fronteggiare le carenze strutturali e organiche. Una lotta che non deve dare più ascolto e seguito ai responsabili istituzionali di tale vergogna, ma che deve essere antagonista e costruttiva di una nuova concezione della salute pubblica, a partire dalla sua totale gratuità, efficienza e ugualità per tutti gli italiani. Basta discriminazioni e disuguaglianze assistenziali tra regione e regione. Il PCML rimane in prima linea per tali obiettivi di civiltà assistenziale e chiama a raccolta tutti quelli che intendono farlo concretamente. Ma l'obiettivo principale, sottolinea Savio, deve rimanere quello di costruire una nuova e superiore società, più umana e civile, dove la difesa della vita viene prima di ogni altra cosa.